Care amiche ed amici di Spreaker, oggi mi è venuta comunicazione che finalmente hanno attualizzato e migliorato e corretto la nuova attualizzazione di Spreaker, perché io avevo per gentilezza di un amico recuperato il vecchio Spreaker, però non potevo trasmettere live. E nella nuova attualizzazione c'è una grafica bellissima, però non potevo trasmettere. Adesso mi dice che l'audio registrato con questo dispositivo potrà essere di bassa qualità. Ma non importa, gente, tanto io non trasmetto musica, non faccio musica, ho questo canale di radio soltanto per trasmettere le mie cose con tutti voi, le mie pensieri, perché principalmente io faccio dei video e degli audio per tenermi comunicato con la gente e per poter trasmettere quello che sento, quello che provo. Adesso voglio vedere se con questa attualizzazione funziona bene il live, perché io mi ero abituato a trasmettere dal cellulare, che ho più libertà di azione che non stare nella scrivania, nel computer da scrittorio. Adesso sono entrato in Google Play e sto per correggere la mia opinione, che se veramente carica anche in live è eccellente questo programma. Era successo che ormai il vecchio Spreaker che avevo caricato, la vecchia applicazione, non mi consentiva non tanto di fare il live, che dal computer si potevano ascoltare, ma di tenerli conservati, non rimanevano registrati. Potevo fare dei podcast registrati, allora rimanevano caricati nel canale mio Sant'Enchan di Spreaker, ma non potevo fare dei live. I live li potevo ultimamente fare solo dal computer. Adesso voglio vedere se hanno corretto questo. Infatti, senza entrare in Spreaker dal computer, io voglio vedere come funziona Spreaker, se per esempio c'è il live in questo momento, e dovrebbe esserci. Infatti qua c'è, provando attualizzazione, metto, vabbè, non posso votare mi piace, perché dovrei entrare, non voglio entrare nella iscrizione, ma voglio vedere se si può ascoltare. Infatti metto play e adesso voglio vedere se dovrebbe esserci. Infatti qua c'è, provando attualizzazione, metto vabbè, non posso votare mi piace, perché dovrei entrare, non voglio entrare nella iscrizione, ma voglio vedere se si può ascoltare. Infatti metto play e adesso voglio vedere se dovrebbe esserci. Ecco, adesso c'è anche l'effetto eco, che non soltanto il mio cellulare ha iniziato a trasmettere quello che il computer ha trasmesso di un momento prima, se no a ritrasmettere il computer quello che il cellulare riceveva dal computer stesso. Quindi significa che dal cellulare posso di nuovo, grazie per l'attualizzazione, trasmettere dal vivo, perché hanno corretto questa bellissima attualizzazione, che però dal mio Galaxy Young, come risulterà dal mio commentario, non poteva funzionare, registrare. A me non mi importa che sia di bassa risoluzione la registrazione, perché sono delle cose così, dette, diciamo, delle esternazioni, delle confidenze, non so, per parlare un po' con la gente. A me non mi serve fare dei programmi di alta qualità, però è bellissimo che adesso finalmente funziona a full. E io ringrazio tutti i programmatori che si sono sforzati per adattare questa bellissima applicazione, che ci dà l'opportunità di parlare con tante persone, che hanno fatto questo sforzo, magari sono romano, perché a me mi interessa più di ogni altra cosa trasmettere dal cellulare. Posso andare in giardino, posso andare in qualsiasi altra parte, poi magari torno in casa, mi avvicino al modem wifi e trasmetto, oppure se non si stacca il collegamento posso trasmettere pure lontano, stando in giardino, riposando tranquillamente, facendo un programma radio così al volo.
E quindi grazie a tutti, tutti i programmatori che si sono sforzati non soltanto di creare Spreaker, ma soprattutto, cosa molto più importante, di aggiornarlo e di riadattarlo per il mio cellulare Galaxy Young, perché purtroppo io sono disoccupato. Io vorrei un S4 o un S5 della Galaxy, però non me lo posso permettere. Ecco, se non potete adattare a un Galaxy Young più l'applicazione, regalatemi almeno un S5. Però, ecco, questo è stato solo una prova, un assaggio, che finalmente anche sul cellulare si può ritrasmettere con una bellissima grafica in diretto, e parliamo di tutte le altre migliorie, perché io non ascolto molto radio, preferisco parlare. Comunque, vi dicevo, se qualcuno di voi vuole farmi dei commentari, magari mi commentasse, magari adesso con la nuova applicazione si può riuscire a vedere i commentari. Nel proprio, come succede in YouTube, che tu fai un video e te li commentano. Se avete qualcosa da dirmi, eccetera, commentatemi, oppure scrivete in Maurizio, linea bassa MDP, @live.com.ar, oppure nel mio canale di YouTube, Facebook. Io più che altro, visto che non voglio accendere molto il computer, la rivoluzione del cellulare wifi per me è stata grande. Sto molte volte in Google Plus, Santen Chan. Allora, un abbraccio, adesso passo a commentare l'applicazione, ci sentiamo più tardi. Adesso continuerò a trasmettere molto come nel passato in Spreaker, perché nel passato io potevo fare dei live con il cellulare senza entrare nel computer. Perché poi adesso l'applicazione per il cellulare di Spreaker finalmente si assomiglia sempre di più a quella del tablet o del computer. Grandi! Bene, finalmente era ora che funzionasse benissimo. Complimenti a tutti voi. Ciao.